Andiamo al Signore con noi. Siamo stanchi, però vogliamo onorarlo. Siamo con cadere per terra. Se cadete per terra, che rischio che non è l'unzione, no? Rischio che è la stanchezza. Salutiamo i nostri fratelli che ci stanno seguendo. Perché non venite? Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore questa sera. Vogliamo onorarti, Signore, con le nostre vite, vogliamo onorarti con la nostra lode, vogliamo onorarti con il nostro canto, Signore, con la nostra fede, vogliamo onorarti anche, Signore, nella nostra stanchezza, Signore. Signore, vogliamo onorarti in ogni momento della nostra vita, vogliamo benedirti con tutto il cuore e ti ringraziamo, Signore, ancora per come tu parli, per come tu ministri nelle nostre vite, per come ti prendi cura di noi, Signore. Grazie per come, Signore, questa sera ancora una volta darai rivelazione, ispirazione e direzione alle nostre vite. E noi ti ringraziamo questa sera, ti ringraziamo per come, Signore, ci farai riposare in te, Signore, per come ci permetterai, Signore, di essere benedetti. Signore, il nostro cuore si rallegra nella tua presenza, Signore, la nostra anima, Signore, gioisce, Signore, nella tua presenza gioisce, Signore, con la tua mano, con il tuo tocco nella nostra vita. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, grazie con tutto il cuore. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che sei l'unico re invincibile. Io amo innalzare te perché sei me. Mi inchino qui davanti a te perché sei re. Così tu sei yeah.
la tua potenza, la tua gioventù. Errante, tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te, tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore. La tua presenza in me, la tua
la tua presenza in me, l'aria che respiro, l'aria che respiro. Yeah.
scorre in mezzo a noi, ricevi la gioia, ricevi la pace da noi, ricevi guarigione per te. Alleluia, 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 alleluia. Oh, nel fiume che scorre dalla sua presenza, ed esce dal trono del Signore, dal trono del Signore, soffiume con la sua presenza, porta vita, porta vita, porta vita con sé, ovunque arriverà, qualunque cosa toccherà. Presenza che porta vita e libertà, ovunque arriverà nel suo fiume, nel fiume di Dio, si porterà libertà, porta libertà e vita. Lasciamo che questo fiume possa inondare le nostre vite. È il fiume di Dio che scorre, come abbiamo letto. Oh, che rallegra i rivi della città, i rivi di Gerusalemme, che rallegra le sponde di Gerusalemme. Oh, raro pace. Ezechiele 47 dice che ovunque arriverà il fiume, tutto vibrerà, fiume che scorre dalla sua presenza, dovunque arriva, porta vita, il fiume di Dio, Spirito Santo, porta gioia, sazietà, porta vita e libertà, il suo fiume, alleluia. La Bibbia è pieno di acqua, è pieno d'acqua, non si potrà mai fermare il fiume di Dio, non si ferma mai il fiume di Dio che viene dal trono della grazia e non si ferma mai, 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 mai. È il fiume di Dio.
pace, libertà, vita e abbondanza. Grazie Spirito Santo, grazie con tutto il cuore Signore per il tuo fiume, Signore grazie perché non c'è carenza di acqua nel tuo fiume, i fiumi di questo mondo si asciugano Signore, il Signore i fiumi di questo mondo scompaiono quando c'è aridità. Ma nella tua presenza non c'è mai eredità, non c'è, no, sì, Signore, non manca una goccia nel tuo fiume, non evapora mai, non smette mai di scorrere, perché Signore non c'è crisi nel tuo regno, non c'è crisi nel cielo. E noi ti preghiamo questa sera, Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui sulla terra, sia fatta la tua volontà qui nelle nostre vite, qui nel paese di Vittoria, così come è fatta nel cielo, così come è nel cielo, noi vogliamo vivere qui sulla terra, Padre. E ti ringraziamo con tutto il cuore per questa sera, per come parli e per come ministri nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. 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 E amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Chiara, Maria Chiara, abbiamo rotto un'altra corda stasera. Una corda a sera. Toglie il diavolo. Una corda al giorno. Ne vero diavolo di torno. Ma c'è una cosa, siccome noi non abbiamo problemi, credo, vi potete mettere. Yes. Se no mi viene il dolce sono. Voglio parlarvi questa Maria. Vieni qua, dividi la sedia. Mi metto qua. No. No, tranquillo. Voglio parlarvi del fiume. Voglio parlarvi del fiume. Mi ho detto che il fiume di Dio non si ferma mai. Voglio parlare invece di un fiume che si è fermato. Il fiume dello Spirito non si ferma mai. Mai, mai. Ma c'è un fiume che un giorno si è fermato, ed è il fiume Giordano, che un giorno il popolo di Israele doveva passare per quel fiume e quel fiume si è fermato, si è bloccato. E voglio leggere insieme a voi in Giosuè, non faremo tardi stasera perché dobbiamo andarci a lavare ancora. No. Ho detto ai fratelli che ci seguono di non scandalizzarsi stasera se ci vedevano un po' sporchi. Meno male che non sentite i profumi. Ancora non c'è questa. Non c'è la possibilità di comunicare. Ok, in Giosuè al capitolo 3. È scritto. Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele, e là si fermarono prima di attraversare. Al termine di 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo questo ordine dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno il vostro Dio portata dai sacerdoti, i Leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete, ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 1 chilometro. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. E Giosuè disse al popolo: santificatevi perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè parlò ai sacerdoti dicendo: prendete l'arca del patto e passate davanti al popolo. Così essi presero l'arca del patto e si incamminarono davanti al popolo. Allora l'Eterno disse a Giosuè:
Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano come fui con Mosè, così sarò con te. Tu perciò dai questo ordine ai sacerdoti che portano l'arca del patto, dicendo: quando sarete giunti ai margini delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè allora disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole dell'Eterno, il vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che l'Iddio vivente è in mezzo a voi, e che certamente scaccerà davanti a voi i Cananei, gli Ittei, gli Ivei, i Perezei, i Gergesei, gli Amorei, i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano. Ora dunque prendete 12 uomini tra le tribù di Israele, uno per ogni tribù. E avverrà che, non appena le piante dei piedi dei sacerdoti che portarono l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra, si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano saranno divise e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio. Così quando il popolo levò le tende per passare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca del patto camminavano davanti al popolo. Ora appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero ai margini delle acque, il Giordano è in piena fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della raccolta. Le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono in un mucchio fin molto al di sopra di Adam, la città che si trova presso Zartan. Così le acque che scendevano verso il mare, nell'Araba, il mar salato, furono interamente separate da esse. Il popolo passò di fronte a Gerico e i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano. Questo episodio è incredibile ed è straordinariamente bello ed è sicuramente uno dei due miracoli più straordinari che Dio fece. E ricordate il primo passaggio, il Mar Rosso. Il primo passaggio fu fatto attraverso con Mosè. Il primo passaggio fu fatto con Mosè, vi ricordate quello che è scritto in Genesi, in Esodo capitolo 14? È scritto che le acque, quando il popolo di Israele arrivò davanti al Mar Rosso, dice la Bibbia che videro il faraone, l'esercito egiziano che stava dietro di loro, che li inseguivano, e avevano il mare davanti. Allora cominciarono a gridare a Dio. Cominciarono a gridare a Dio e cominciarono a mormorarsi un pochettino, dicendo: era meglio che stavamo in Egitto, no? E la Bibbia insegna una cosa bellissima, che Mosè andò da Dio e gli disse: che dobbiamo fare? E ora che dobbiamo fare? E Dio disse: perché gridi a me? Dì al popolo che si metta in marcia. Dì al popolo di andare avanti. E avanti dove? Davanti c'è il mare. E dietro ci sono gli egiziani. Si ha detto: stendi il tuo bastone e apri le acque, dividi le acque. La Bibbia dice che non appena Mosè stese il bastone, dice la Bibbia, un vento orientale soffiò con potenza per tutta la notte che divise le acque del Mar Rosso. E la nuvola di fuoco che stava davanti al popolo di Israele, che li stava guidando, si spostò e si mise dietro il popolo di Israele per separare, creare una separazione tra il popolo di Israele e l'esercito nemico, in modo tale che l'esercito nemico non riusciva a vedere oltre la colonna di fuoco. Un miracolo straordinario. Ma quello di cui voglio parlare di stasera è che in realtà il passaggio del Mar Rosso non aveva bisogno di fede. Solo Mosè aveva bisogno di fede. Solo Mosè aveva bisogno di stendere il braccio, il bastone sul mare. E attraverso questo atto di fede straordinario di questo uomo meraviglioso, la Bibbia dice che il popolo di Dio passò a piedi asciutto. Ora, il passaggio del Mar Rosso, ci dice la Bibbia,
e ci rivela, ci comprendiamo questo, che è il rappresenta la nostra salvezza, rappresenta la nostra nuova nascita. La Bibbia addirittura dice che passando dal Mar Rosso il popolo di Israele è come se fu battezzato, dice Paolo ai Corinzi. Fu per loro come un battesimo in acqua. Quando noi siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato e siamo nati di nuovo, noi avevamo bisogno di un salvatore, è vero o no? Gesù è venuto e ha salvato la nostra vita. Non aveva bisogno da parte nostra di niente se non quello di credere in quello che Lui ha fatto per noi. Non possiamo noi aggiungere qualcosa al sacrificio di Gesù, è vero o no? Lui ci ha liberato. Lui ci ha liberato, dice la Bibbia, con mano potente, ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, ci ha liberato dall'Egitto. Il passaggio del Mar Rosso è come la nostra nuova nascita. Noi siamo passati dalla vecchia vita alla nuova vita. Eravamo in Adamo, ora siamo in Cristo, eravamo nelle tenebre, siamo arrivati nella luce, siamo passati alla luce, appartenevamo a Satana e oggi apparteniamo a Dio. Questa rappresenta la nostra liberazione dal peccato. Cosa rappresenta in realtà il passaggio del Giordano per noi? Qualcosa di molto importante. Il passaggio del Mar Rosso è qualcosa che noi dovevamo passare per lasciarci dietro la vecchia vita, il vecchio modo di vivere, per lasciarci dietro il peccato, per lasciarci dietro Satana, per lasciarci dietro tutto quello che riguarda la nostra vecchia vita. Nel passaggio del Giordano invece viene rappresentato qualcosa di straordinario. Noi non ci stiamo lasciando dietro qualcosa semplicemente, ma noi stiamo entrando in qualcosa di nuovo. E per entrare nella terra promessa abbiamo bisogno di fare un passo di fede. Per entrare nella terra promessa abbiamo bisogno di bagnare i nostri piedi nel Giordano. Perché la terra promessa non rappresenta soltanto quando noi andiamo a vita migliore, ma rappresentano tutte le promesse e tutte le benedizioni che Dio ha preparato per noi. È molto importante comprendere, perché per essere salvati noi avevamo bisogno di credere in quello che Gesù ha fatto per noi, ma per ricevere le promesse noi dobbiamo credere in quello che sta davanti a noi e che dobbiamo andare a prendere. Mentre prima dovevamo credere in qualcosa che qualcun altro ha fatto per noi in Cristo, ora nel passaggio del Giordano noi dobbiamo credere che possiamo andare a prendere le promesse. E in questo passaggio non ci sarà Mosè che dividerà le acque per noi. In questo passaggio Dio dice: ora tu devi mettere il tuo piede nelle acque, e se tu hai fede di mettere il tuo piede nelle acque, le acque si divideranno, tu entrerai nella terra promessa. Abbiamo bisogno di fede per entrare in quello che Dio ha preparato per noi. Abbiamo bisogno di esporci, abbiamo bisogno di metterci la faccia, abbiamo bisogno di mettere tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che noi abbiamo. Se crediamo in qualcosa, allora dobbiamo essere disposti a fare qualcosa. La fede, dice la Bibbia, è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione. La fede è dimostrazione. Tu hai fede che oltre quel Giordano c'è qualcosa che ti aspetta? Allora il Signore ti dice: metti i piedi nell'acqua. Signore, ma dividi il Giordano e poi metterò il piede. No, se tu credi tu vedrai la gloria di Dio. Volete vedere Lazzaro risuscitato? Rotolate la pietra. Gesù non ha risuscitato Lazzaro quando c'era la pietra messa. Ha chiesto un atto di fede a tutti, ha detto: rotolate la pietra. Signore, ma egli puzza già. Rotolate la pietra. Signore, cosa passare quattro giorni? Ti ho detto rotola la pietra. Signore, ma non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio? Signore, ma non me la puoi fare vedere un pochettino di gloria così? Magari mi viene più facile credere se riesco a vedere qualcosa. Il Signore dice: no, devi credere, devi bagnare il tuo piede. Bagna il piede prima, metti il tuo piede nelle acque e tu vedrai quello che succede. Amen. Amen. Questo è molto importante. La fede è certezza ed è
dimostrazione, tu devi dimostrare. La tua fede si deve, non perché lo devi dimostrare a qualcuno, non perché Dio ha bisogno di vedere la tua fede, ma è importante comprendere che la fede non è parola, la fede è certezza ed è anche dimostrazione. Senza fede non possiamo piacere a Dio e senza fede non possiamo vedere la gloria di Dio. La fede è qualcosa che ti porta all'azione. Tu devi bagnare il tuo piede. Mentre nel passaggio nel Mar Rosso faceva tutto Mosè e il popolo doveva semplicemente passare, Mosè apriva il mare e Mosè l'ha dovuto pure chiudere il mare. Dio gli ha dovuto dire: l'hai aperto, ora chiudilo perché hai l'esercito egiziano alle calcagna, quindi devi chiudere e devi chiudere esattamente, completamente il mare, per come l'hai aperto, chiudilo. Ciao Giacomo. Quindi è importante che noi comprendiamo questo. È importante che noi comprendiamo che nel passaggio del Mar Rosso, del Giordano invece, non abbiamo Mosè che divide per noi le acque. Dio dice: ora tu le devi dividere. E voglio farvi notare qualcosa di molto importante che è scritto nel versetto 15, perché in realtà il passaggio del Giordano è stato fatto nel momento meno opportuno. Perché nel momento meno opportuno? Nel momento meno opportuno perché è scritto nella Bibbia, qua al versetto, capitolo 3, versetto 15, che il Giordano era in piena fin nelle sue sponde, perché era il tempo della raccolta. Aprile, maggio, questo era il periodo della raccolta per Israele. Sapete cosa succedeva in quel periodo? Nel mese di aprile c'era quella che la Bibbia chiama l'ultima pioggia, o le ultime piogge, che erano le piogge che portavano praticamente a maturazione il grano prima della raccolta, e queste piogge erano torrenziali, portavano una tale quantità di acqua che tutti i fiumi e tutti i torrenti cominciavano a straripare. Allora è importante che noi comprendiamo una cosa fondamentale: Dio chiese a Israele di attraversare il Giordano nel momento peggiore. Nel momento peggiore. Perché? Perché l'acqua straripava dalle sponde e quindi era il momento più difficile per attraversarlo. Ma perché? Potevano attraversarlo a nuoto, potevano attraversarlo con qualche barca. No, ma in ogni caso, sapete, a me piace questo perché Dio è come se si divertisse a fare le cose, a manifestare la sua gloria proprio nei momenti più difficili. Perché c'è più gusto, perché lui prende più gloria da questo. Amen. E lui vuole coinvolgere il suo popolo in una sana, folle fede. Una fede che non può dire: vabbè, c'era un'opportunità alla fine per fare questa cosa, alla fine, insomma, anche se non c'era il miracolo ce l'avremmo fatta. No, non c'era alcuna possibilità. Mi ricordo la testimonianza di un... Di nuovo, una volta, forse me l'avete sentito dire qualche volta, c'era un uomo che si era da poco convertito. Si era convertito da qualche settimana, aveva cominciato a leggere la Bibbia dall'inizio della Genesi. Appena era in un parco, era in un posto bello, in un parco aperto, e stava leggendo l'Esodo proprio nel capitolo 14 e 15, quando si parla del passaggio del popolo di Israele attraverso il Mar Rosso. E mentre leggeva era così coinvolto, così entusiasmato, che leggeva e diceva: gloria a Dio. Leggeva e ogni versetto finiva diceva: gloria a Dio, Dio sei meraviglioso, sei straordinario. E mentre lui glorificava Dio nella sua semplicità leggendo la parola di Dio, passa un uomo che lo sente glorificare il Signore, e questo era un ateo. Allora questo ateo si sentì incuriosito da quest'uomo che diceva, che leggeva la Bibbia, diceva: gloria a Dio, Signore, sei grande e potente. Allora lui si fermò e disse: buon uomo, mi dica cosa sta leggendo. Sa,
lui testimonia: ho dato la mia vita a Gesù qualche giorno fa, sto leggendo la Bibbia e sto leggendo di come con mano potente Dio ha diviso il Mar Rosso e ha fatto passare il popolo di Israele a piedi asciutto. E lui, questo uomo, già si mise a ridere, come per dire: ma perché non lo sa? No, dice, che cosa? È stato dimostrato scientificamente che in quel periodo dell'anno, in quella parte del Mar Rosso, l'acqua era alta 10-15 centimetri. Quindi tutto il popolo di Israele naturalmente è riuscito a passare il Mar Rosso. Mi dispiace per lei, ma la sua fede alla fine, insomma, non è che è un granché, non è che ci sia un grande miracolo. Mischino, chissà, era deluso. Chi aveva letto le acque che si dividevano, le acque che si separavano, Israele a piede asciutto che attraversava. E questo ateo, tutto scienza e tutto filosofia, se ne andava. E mentre è arrivato a 20 metri, sente quello di dietro, seduto alla panca, e faceva: gloria a Dio, gloria al Signore, Signore sei grande e potente. E questo dai 20 metri è ritornato indietro e fa: ma che cosa è successo? No, ancora sta glorificando Dio. Qual è Dio? Dice: un Dio meraviglioso che ha fatto passare il popolo di Israele in 10 centimetri di acqua. Ma lei ci pensa, tutto l'esercito degli egiziani che ha annegato in 10 centimetri di acqua. Gloria a Dio, abbiamo un Dio potente, meraviglioso. E insomma, è inutile, dico, ma picchia, picchia, come la prendi, Dio è sempre Dio, è inutile. Se l'acqua era di 10 centimetri, era facile attraversarla, ma è un po' difficile annegare, no? Carri e cavalli e cavalieri e tutto. Ci vuole un miracolo più grande per far annegare un esercito in 10 centimetri di acqua, no? Ma comunque, fatto sta che una delle cose più straordinarie che a volte Dio ci chiede, e vado verso la conclusione, è che Dio ci chiede di fare dei passi di fede proprio nei momenti più difficili. Quando è che Dio ti chiede di investire economicamente? Quando arrivano tutte le bollette, devi pagare tutte. Quando è che Dio ti chiede di pregare per i malati? Quando a volte stai male, hai un raffreddore, un dolore alla carina, ti fa male il ginocchio, dice: ma come, io avrei bisogno in questo momento di qualcuno che prega per me, Signore, tu mi chiami. Quando è che Dio ti chiama a cacciare i demoni? Quando sei indemoniato. Quando non ti senti straordinariamente bene, Dio ti porta le persone lì. Quando ti senti non molto bene, quando hai problemi in casa, e Dio ti chiama a ministrare, Dio ti chiama a fare la sua volontà quando il Giordano sta straripando. Ma perché non me lo puoi domandare quando c'è un pochettino di bassa marea, qualche cosa? No, proprio ora, quando le sponde del fiume sono ormai tutte allagate e Dio ti dice: ora è il momento. Quando è che Dio ti chiama a camminare sulle acque? Quando il mare è tranquillo? No, quando il mare è in tempesta. Dio ti chiede di fare il passo di fede proprio quando tutto attorno a te ti dice no. E invece Dio ti sta dicendo: questa è la mia gloria. Questa è la mia gloria. Quando tutto attorno a te ti dice no, il Signore ti dice: ora è il momento. È arrivato il momento di fare il passo. È una delle cose belle che noi notiamo nella parola di Dio, e la Bibbia dice che i sacerdoti, i leviti che portavano l'arca, dovevano fare questo passo. Ora la Bibbia ci dice che in Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti. Una delle cose più straordinarie che noi possiamo vedere nella Bibbia è che l'arca non cambiava mai, i sacerdoti sì. Le generazioni si alternavano, una generazione faceva spazio ad un'altra, ma l'arca era sempre quella. La Bibbia dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Le generazioni dei sacerdoti cambiano,
Ma una delle cose che noi dobbiamo realizzare, fratelli e sorelle, è che noi siamo coloro che portano l'arca. Noi siamo i portatori dell'arca. Dice, ma siamo vestiti che stava fedendo questo venuto? Tu in questo momento sei un sacerdote o una sacerdotessa. Tu sei chiamata. Noi siamo chiamati a portare l'arca ovunque andiamo. Oggi parlavamo con Maurizio dicendo, ma da dove deve venire, da dove deve partire il risveglio? Da dove nasce il risveglio, da dove parte il risveglio? E gli ho risposto, il risveglio non arriverà mai, mai, perché il risveglio è partito 2000 anni fa, quando Gesù Cristo è risorto dalla morte. Il risveglio è partito dal momento in cui è nata la Chiesa. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, il risveglio è semplicemente fare ciò che ti dice Dio, quello che Dio ti dice di fare, e renderti conto che tu sei un portatore di arca, e renderti conto che ovunque tu arrivi, arriva la presenza di Dio. Un fratello mi chiedeva, mi ha mandato un'email, mi ha detto, fratello, mi puoi spiegare il motivo per il quale in alcune comunità non si vedono segni, prodigi e miracoli, non c'è il soprannaturale? Molto semplice. Se non lo vuoi, non c'è. Se lo desideri con tutto il cuore, tu puoi avere ogni cosa che è scritta nella parola di Dio. Se non sei disposto a pagare il prezzo, a vivere per fede, e devi compromettere la tua vita mettendo il tuo piede nell'acqua. Amen. Perché finché non metti il piede nell'acqua, finché parliamo, siamo tutti straordinariamente bravi, abbiamo conoscenza, abbiamo rivelazione, abbiamo tutto, ma è là, la terra promessa è da quell'altra parte del Giordano, e ognuno di noi deve mettere il proprio piede nell'acqua. Amen. Ognuno di noi, se vuoi ottenere le promesse, devi agire per fede. Se vuoi ottenere quello che Dio ti ha promesso, lo trovi dietro il Giordano, dall'altra parte del Giordano, e il Giordano non si dividerà finché tu non ci metterai il piede. Questo è molto importante. Noi vogliamo che Dio fa le cose, ma Dio si aspetta da noi che noi abbiamo fede in Lui. Noi vogliamo avere rivelato tutto nella nostra vita, ma di che fede avremmo bisogno se sapessimo tutto? Non sarebbe più fede, è vero o no? Non avremmo più bisogno di credere. Allora, dice la Bibbia, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ci sono situazioni nella nostra vita che non cambieranno finché non mettiamo il piede nel fiume. Pensiamo che Dio debba fare qualcosa. Pensiamo che i fratelli debbano fare qualcosa. Pensiamo che i politici debbano fare qualcosa. Pensiamo che la società debba fare qualcosa. Pensiamo che la polizia debba fare qualcosa. Mentre Dio ci sta dicendo, sei tu che devi fare qualcosa. E voglio leggere insieme a voi questo passaggio proprio per andare alla conclusione. In Marco, al capitolo 9, quando parla del fanciullo epilettico. Vi ricordate la storia di questo ragazzo? Quando Gesù chiama il padre e gli dice essi glielo portarono, ma appena lo vide lo spirito lo scosse con violenza, il fanciullo caduto a terra si rotolava schiamando, e Gesù domandò al padre di lui da quanto tempo gli accade questo, e il padre disse dalla sua fanciullezza, spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo, ma se tu vuoi qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci. Non era un ragazzo epilettico, era un ragazzo che aveva problemi spirituali, epilessia è un'altra cosa. E Gesù gli disse, e il padre disse, spesso l'ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma dice, se tu vuoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Ed è sconvolgente invece la risposta che Gesù dà. Dice, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Signore, se tu puoi qualcosa, aiutami. Gesù ha detto, il problema non è se io posso fare qualcosa, il problema è se tu puoi credere che io posso fare qualcosa. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Amen. La Bibbia dice, poco più avanti, in Marco al capitolo 10,
dove dice al versetto 27: e Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E il problema non è se Dio può o non può. Ricordate quell'uomo lebbroso, quando andò da Gesù, si prostrò e disse: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Lui credeva che Gesù poteva, ma non credeva che Gesù voleva. Ma Gesù ha dimostrato la sua volontà, gli ha messo la mano, l'ha toccato e ha detto: sì, io lo voglio. Quindi il problema non è compire o comprendere se Dio vuole o non vuole benedire o fare qualche miracolo nella nostra vita. Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi, aiutaci. No, se tu puoi credere. Quando il tuo piede tocca l'acqua, il fiume Giordano si divide. Può essere che Dio ci sta chiedendo di fare qualche passo di fede. Chiamiamolo questa sera la meditazione, chiamiamolo il passo della fede. Il passo della fede, passo bagnato, passo non fortunato. Glorificato. Glorificato. Bravissimo. Il passo bagnato è un passo benedetto. Se tu non sei disposto a bagnarti il piede, il fiume non si divide. Niente. Amen. Può essere che Dio si sta aspettando qualche cosa da noi? Può essere che Dio si sta aspettando qualche passo di fede da te? Può essere che Dio, per portarti ad un livello maggiore, voglio dirti che se tu vuoi andare ad un livello maggiore, tu devi fare dei passi di fede. Non aspettare che sia Dio a portarti. Cosa disse Gesù? Vi ricordate, pure nella visione, pure in un ambito probabilmente spirituale, vi ricordate nell'Apocalisse? Salute! Salute! Nell'Apocalisse, quando Giovanni, dopo che Giovanni ricevette le sette lettere da parte di Gesù, la dettatura delle sette lettere da spedire alle sette chiese dell'Asia, il capitolo 4, già finisce, il capitolo 4, versetto 1, Gesù dice a Giovanni, dice: io vidi una porta aperta nel cielo, e la voce di colui che mi aveva parlato mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono venire. Sali quassù. Anche quando siamo nello spirito c'è un'azione di fede da parte nostra. Dio ci dice: sali quassù, vuoi vedere? Sali. Dipende da te, dipende dalla tua volontà, dalla tua fede. Quanto credi che Dio realmente può benedire? Se stai cercando di andare ad un livello maggiore, io so che oggi molti nella Chiesa stanno sentendo questo, che hanno bisogno di andare in un livello maggiore, in una terra nuova, in qualcosa che non hanno mai sperimentato prima. Come disse Giosuè al popolo di Israele: voi state per passare per una strada, per una via per la quale non siete mai passati. È qualcosa di assolutamente nuovo, che non è mai successo prima, che non avete mai sperimentato prima, ma per fare questo c'è bisogno di fede. Nel passaggio del Mar Rosso Mosè ha dovuto fare ogni cosa, ora voi dovete fare il passo di fede e Dio vi onorerà. Dio ama tutti, ma onora solo quelli che lo onorano. Amen. Dio ama tutti, ma onora la fede di coloro che dimostrano di averla. Ora, la fede non è fare le cose perché si devono fare le cose, ma è avere ricevuto una parola chiara, avere ricevuto una rivelazione specifica, dopodiché muoversi di conseguenza. Dio parlò ad Abramo, disse: lascia ogni cosa e vai e cammina e io ti mostrerò il posto dove tu devi andare. Signore, ma non me lo puoi fare vedere? C'è Google Maps. Ma un navigatore satellitare? No, parti e io ti mostrerò dove devi andare. E se Dio vuole portarti in un livello maggiore? Ah. E se Dio vuole portarti in un livello di unzione maggiore, un livello di immaturità, un livello di adorazione, un livello profetico, un livello ministeriale,
un livello di servizio che non hai mai sperimentato prima, ed è qualcosa che si trova dall'altro lato del Giordano. Significa, molto semplicemente, si trova dall'altro lato della tua ubbidienza di fede. Quanto piace al Signore metterci in crisi. Quanto piace al Signore metterci in crisi. Perché se vogliamo vedere la gloria di Dio, noi dobbiamo mettere i piedi nell'acqua. Ma manca dai scarpe nuove, giusto, giusto ora. Meglio ora che siamo lodi, non c'è. Signore, ma non puoi fare abbassare la marea. Passo a nuoto. Mi faccio una scialuppa, una barca. Appunto. È importante comprendere che non c'è altro modo per passare il Giordano se non attraverso la fede. Perché se riusciamo a passarlo con le nostre abilità, a chi andrà la gloria? Salmo 46, versetto 10. Fermatevi, abbiamo letto poco fa. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Dio, il creatore del cielo e della terra, colui che compie miracoli, colui che ogni giorno della nostra vita compie miracoli. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Abbiamo smesso a volte di avere la rivelazione della potenza di Dio, di chi Dio è veramente nella nostra vita, di quello che ha fatto. Ci siamo a volte dimenticati dei grandi miracoli che Dio ha fatto. Quanti hanno sperimentato dei miracoli veramente nella propria vita? Ognuno di noi. A volte ci troviamo a nuove circostanze davanti e ci siamo dimenticati i miracoli che Lui ha fatto ieri nella nostra vita. Quella guarigione straordinaria, quella liberazione meravigliosa, quella provvidenza improvvisa che ci ha fatto rimanere senza parole, quel battesimo dello Spirito Santo, quel sogno, quella visitazione di angeli, quella cosa meravigliosa che ci ha spinto ad andare avanti e dire: nessuno mi potrà convincere che Dio non c'è. Amen. Fermatevi, riconoscete che io sono Dio, dice il Signore, io solo sarò esaltato fra le nazioni. Amen. E nella nostra vita, la nostra vita cristiana dovrebbe essere segnata, caratterizzata e impregnata dei miracoli, perché se no, che vita viviamo se non viviamo una vita di miracoli? Possiamo vivere una vita migliore di altri, ma non è questo quello che Dio ci chiama a fare. Dio non ci chiama a vivere una vita migliore. Dio ci chiama a vivere una vita soprannaturale. Dio non ci chiama a essere migliori di altri. Dio ci chiama ad essere nuove creature. Dio ci chiama a vedere il soprannaturale, i miracoli, i portenti, le cose meravigliose. A volte preghiamo, le cose non accadono e ci scoraggiamo e pensiamo: allora troviamo una soluzione umana. È importante invece che noi comprendiamo questo. È importante che noi comprendiamo che Dio ha una soluzione, che Dio ha un piano, che Dio ha dei miracoli, che Dio ha una vita soprannaturale per noi, che c'è un fiume. Noi possiamo continuare a vivere nel deserto. Possiamo continuare a vivere nel deserto. Saremo salvati? Sì. Andremo con il Signore? Assolutamente sì. Ma cosa ci siamo persi? Vogliamo vivere una vita religiosa? Saremo salvati? Sì. Ma qual è il problema? Allora perché tutto questo fastidio di mettere il piede nel Giordano, di vedere l'acqua? Accontentiamoci del deserto, voglio dire. E questo è il tipo di vita che vogliamo? Dio continuerà ad amarci se stiamo nel deserto? Certo.
Dio continuerà ad amarci se continuiamo ad andare nel... se passiamo il Giordano? Certo, ma cos'è che fa la differenza? La tua fede permette a Dio di fare miracoli. Amen. Amen. La tua fede permette a Dio di manifestare la sua gloria. La tua fede permette al fiume Giordano di separarsi. La tua fede permette alle mura di Gerico di avere un'implosione. La tua fede ti permetterà di sconfiggere ogni singolo nemico della tua vita. La tua fede ti permetterà di raccogliere i nuovi frutti nella nuova terra dove scorre latte e miele. La tua fede ti permetterà di lavorare il tuo terreno e avere il prodotto della terra. La tua fede ti permetterà di scavare e trovare l'acqua e avere dei nuovi pozzi di acqua. La tua fede ti permetterà di crescere, di invecchiare e di vedere i figli e i figli dei tuoi figli. La tua fede ti permette di vivere una vita soprannaturale. Questo è il tipo di vita alla quale noi siamo stati chiamati. Amen. Alleluia. Dobbiamo vedere Dio all'opera nel nome di Gesù. Giuseppe, dobbiamo vedere Dio all'opera, eh? E lo dico pure ai fratelli che ci stanno seguendo. Passate il Giordano nel nome di Gesù. Mettiamo il piede nel fiume, bagniamoci il piede, pazienza, ne vale la pena. È un prezzo straordinario. È una cosa, e voglio concludere, dico sempre che concludo e non concludo mai. Maria, no. La tua fede, ascoltate, in questo è molto importante, un passaggio fondamentale. La tua fede permetterà ad altri di passare. Amen. La tua fede permetterà ad altri di passare. Altri passeranno il Giordano e a loro volta, quando cresceranno e quando arriverà il momento, anche loro dovranno fare questo passaggio. Ma la cosa straordinaria è che i sacerdoti rimasero nel mezzo del Giordano. Questo è, io ogni volta che immagino questa scena è straordinaria. Penso ai sacerdoti che misero il piede nel Giordano, il Giordano che si ritira, si raccoglie in un mucchio di acqua e l'altro, quello che scorre verso il mar morto, va e scompare. E c'è il letto del fiume che vedi immediatamente. E immagino i sacerdoti che portano l'arca, quattro sacerdoti che portano l'arca e si fermano in mezzo al Giordano. Il mucchio di acqua da un lato, dall'altro lato l'acqua è passata, e il popolo che gli passa davanti. Dice la Bibbia, è una scena, ogni volta che io lo immagino, i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano. La tua fede permetterà ad altri di passare. La tua fede permetterà ad altri di entrare in una nuova terra. La tua fede non è solo per te. La tua fede serve per la tua famiglia, serve per i tuoi colleghi, serve per i tuoi fratelli, per le tue sorelle, serve per i tuoi amici. Quando tu hai fede per vedere la gloria di Dio, altri entreranno nella benedizione di Dio, non solo tu. E magari dovrai stare lì nel Giordano finché tutti sono passati. E mentre passo c'è questa diritteno, e io qua soffro. E io qua, con questo muro di acqua che di tanto in tanto mi arriva qualche spruzzo qua sulla testa, e poi passata la scelta. Siamo stati creati per questo. La tua fede fa entrare altri, non fa entrare solo te stesso. E quando i sacerdoti uscirono letteralmente dal Giordano, immaginate la scena, bellissima, quell'acqua che era tenuta letteralmente dall'arca, la presenza di Dio.
la gloria di Dio era lì. La presenza di Dio, ma il sacerdote c'è importante. E il sacerdote che portava l'arca. Perché l'arca non cammina da sola. Tu sei il portatore sano della presenza di Dio. Tu sei il portatore sano della gloria di Dio. Se tu non ti muovi, se tu stai a casa, la gloria rimane a casa. Ma se tu hai fede per muoverti, l'arca, portando l'arca, allora la presenza di Dio è dove tu sarai. Amen? Amen. Allora, alziamoci in piedi. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Amen. Prendiamoci per mano, dai! Prendiamoci per mano. Ai, sei un po' sporco. Vieni, beh. Vieni, Nicolosi, vieni con noi, dai. Alleluia. Ci sono delle cose che in questo momento state vivendo. Maria, vieni, vieni. Vieni, non ti preoccupare. Sono in questo momento delle situazioni che si devono sbloccare nella nostra vita e il Signore ci chiama a fare dei passi di fede. Il Signore ci chiama a per dirla in un termine proprio, a rabburgare o bere, a immergere il piede nel Giordano. Sono dei passi di fede, sono delle cose dove tu in questo momento hai dei bisogni particolari, allora probabilmente Dio ti sta chiedendo di fare proprio il passo di fede mentre il Giordano sta straripando. Signore, ma proprio ora devo farlo. Non potremmo aspettare qualche un mese in più, voglio dire, no? Se non lo fai ora, quando? A chi andrà la gloria? A chi andrà la gloria di quello che riceverai? Eh? Alleluia! Grazie con tutto il cuore, Padre, grazie per questa sera. Grazie perché la tua parola ci parla sempre. La tua parola parla. Ora lascia da casa. Dai, preghiamo. Chi sente di pregare? Gianni, se senti di pregare, preghiamo. Preghiamo. Lasciamo lo Spirito Santo ispiri le nostre preghiere per noi. Grazie, Spirito Santo, che ci guida stasera. Ci hai parlato già abbondantemente. Hai parlato ai nostri cuori. Grazie. Grazie. Tu sei nostro Padre. Oh Signore, e ci spinge, Signore, proprio nei momenti più difficili, a entrare nel Giordano, Signore. Padre, vedete, non io solo, ma ognuno di noi, entriamo, Signore, ma per passare da un ginocchio. Grazie. Grazie, Signore, che ogni cosa viene appianata. Oh, Signore, e le acque, Signore, porteranno via tutto il male, tutto ciò che non è buono, e farà pulizia. L'acqua della vita, soffiero Gesù Cristo. Grazie per questo dono. Io ti ringrazio. E questa sera tu hai parlato al mio cuore. Grazie. Io ho una parola per qualcuno stasera che è molto semplice, però sicuramente è diretta al tuo cuore. Il Signore ti dice stasera: tu non morirai annegato nel Giordano. Tu non annegherai nel Giordano, perché Dio, il Padre, onorerà la tua fede. Se lo fai con fede, non con spirito di costretto, non perché ti senti costretto, non per senso di dovere. Muoviti in fede per amore e muoviti in fede sapendo che Lui ha già preparato ogni cosa per te. Ogni cosa preparata per te. Il Signore ti dice: tu non annegherai, tu vedrai la mia gloria nella tua vita. Tu la vedrai se soltanto puoi credere. Ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile. Grazie, Signore. Sono la camascia della maserie che è la sua. Padre, se voglio ringraziare,
come tu sei sempre, per come tu parli con ognuno dei nostri cuori. Ti voglio ringraziare per questa parola di questa sera, Signore, che hai edificato e stai edificando, Signore, e edificherà le nostre vite, Signore. Grazie. Veramente, Signore, oggi vogliamo stendere i nostri piedi, Signore, sul Giordano, Signore, affinché possiamo entrare, Signore, affinché possiamo fare la Tua volontà, Signore, e Tu guiderai i nostri passi. Signore, grazie, Signore, per questo passo di fede che Tu ci hai messo davanti, Signore. Grazie per ogni cosa che Tu hai preparato, Signore. Noi vogliamo afferrare, Signore, nei luoghi celesti, Signore, e riportare qui, nei luoghi terrestri, tutto quello che Tu hai preparato per ognuno di noi. Oh, Gesù. Grazie, Signore, per come Tu ci dai visione. Grazie per come Tu ci fai guardare il nostro futuro, Signore, sapendo che Tu hai pensieri di pace e non di male, Signore. Amen. Darci un futuro e una speranza. Amen. Signore, noi ti cercheremo, Signore, e ti troveremo, Signore, perché Tu ti lascerai trovare veramente da noi, Signore. Grazie, Signore, per il paese di vittoria. Signore, voglio benedire questo paese, Signore, e per l'opportunità che Tu ci stai dando di iniziare qualcosa che magari noi guardiamo ed è più grande di noi, Signore. Per questo vogliamo imparare a guardare con i Tuoi occhi, Signore. Vogliamo imparare a vedere come Tu vedi, Signore, e non come noi vediamo, Signore. Con i Tuoi occhi vogliamo ragionare con la Tua testa, Signore, perché Tu metti i Tuoi pensieri nei nostri cuori, Signore, e per questo noi ci vogliamo muovere in fede, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Alleluia. Ringrazio. C'è un passaggio nella Bibbia dove dice, quando l'angelo visita Maria, gli dice, gli annuncia la nascita del figlio nonostante lei sia vergine, e Maria disse all'angelo: come avverrà questo, perché io non conosco uomo? E l'angelo, rispondendo, le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Nulla è impossibile con Dio. Alleluia. Nulla è impossibile con Dio. Niente, niente, niente è impossibile con Dio. Quando facciamo la sua volontà e quando afferriamo le sue promesse e sappiamo che tra noi e le sue promesse c'è un fiume, niente è impossibile con Dio, dice la Bibbia. Ma il Signore si aspetta la nostra fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono, perché senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano. Alleluia. Coda plaza, mascella che era la braga, sarà che era la mascella che era la braga. Nessuno è mai rimasto deluso. Nessuno. Perché Dio non delude. Quando tu agisci sulla sua parola, Dio non ti deluderà mai. Lui è fedele. Forse non è oggi, forse non è domani, ma arriverà il momento in cui la promessa di Dio si adempirà. Nulla è impossibile con Dio. Padre, vogliamo reclamare la tua benedizione nelle nostre vite, Signore. Voglio reclamare, Signore, che tu ci dai occhi per vedere, orecchie per udire, Signore, e un cuore in grado di poter, Signore, recepire tutto quello che tu hai preparato per noi, Signore. Grazie per la vita cristiana, che è una vita entusiasmante, è piena di sorprese, è piena, Signore, di miracoli.
grazie per la vita soprannaturale che tu ci hai regalato, Signore, in Cristo Gesù. Ti ringraziamo per questa vita coinvolgente, meravigliosa, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché realmente con te ogni cosa è possibile. Signore, non abbiamo, Signore, dubbi che tu vuoi benedire le nostre vite e che tu vuoi portarci al di là del Giordano, Signore. Ti chiediamo, Signore, di rivelare, Signore, ancora di più, Signore, non la tua volontà, Signore, ti chiediamo di rivelarci la tua natura, il tuo carattere, perché a volte, Signore, la mancanza di conoscenza di te non ci permette di avere quella fede, Signore, che ci permette di fare quel passo in più, perché in un modo o in un altro è come se non avessimo fiducia realmente in te. Ti chiediamo di rivelarci la tua natura, di rivelarci il tuo carattere, chi tu sei, Signore, nel nome di Gesù. Padre, Abba, ti preghiamo, rivelati nelle nostre vite. Signore, conosciamo la tua parola, ma a volte non conosciamo il tuo carattere, la tua natura. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù di liberarci di una conoscenza semplicemente letterale della tua parola. Nel nome di Gesù, apri la nostra mente, così come hai fatto con i discepoli di Emmaus, sulla via di Emmaus. Apri la nostra mente per comprendere. Nel nome di Gesù, Padre, vogliamo benedire questo nuovo centro che tu ci hai dato, Signore, tutti i lavori che vengono fatti, Padre, anche per le scadenze economiche di giovedì. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù, provvedi domani, Signore, provvedi, Signore, per la tua opera, Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù un miracolo, Signore, abbiamo bisogno di un miracolo, Signore, e chiediamo, Signore, che tu, Signore, sì, e crediamo che tu manterrai la tua parola per la tua opera, fatta in accordo alla tua volontà. Padre, grazie, grazie con tutto il cuore. Vogliamo benedire le comunità, Signore, tutte le opere, Signore, aperte in questo paese, Signore, tutti i luoghi dove si predica la tua parola, tutti i ministri e i ministeri, Signore, che operano in questo paese. Che operano, Signore, nel nome di Gesù, reclamiamo la tua benedizione. Noi ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per come sostieni le nostre vite, per come ci dai forza nel cammino, per come ci dai, Signore, il coraggio di fare dei passi di fede. Could you bless my show, declara la parola al Signore. Grazie, Signore, per la tua nuova casa. Could you bless him, my son, that he had it, as he see the poor of the world of us, then he had it, bless him, my son, that he had it. Sulla terra santa noi siamo gli angeli di Dio, tutti intorno a noi vediamo. Lode al nostro Dio commerciale, Signore, dei nostri fratelli, Signore, per ogni persona, per ogni fratello o sorella che sta attraversando un momento economico difficile, o un momento familiare difficile, o un momento di salute difficile. Padre, reclamo nel nome di Gesù, Signore, che attraverso il loro passo di fede, Signore, ogni situazione possa sbloccarsi nel nome di Gesù Cristo. Reclamo, Signore, che ogni situazione, Signore, umanamente impossibile, voglio dichiarare la promessa di Dio e dire che niente è impossibile per il nostro Dio. Alleluia.
Niente è impossibile per il nostro Dio, perché se noi crediamo ogni cosa è possibile. E noi lo reclamiamo nel nome di Gesù e dichiariamo, Signore, le tue promesse e dichiariamo, Signore, la tua volontà, il tuo carattere, la tua natura in ogni condizione della nostra vita. Grazie perché c'è il tuo sì, lo voglio, in ogni circostanza, Signore, impossibile della nostra vita. E mentre supplichiamo, mentre crediamo a te, tu ci dici sì, io lo voglio. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore per questa serata. Grazie per come ristori il nostro corpo, Signore, e per come ci accompagni nelle nostre case. Con tutto il cuore ti diciamo grazie. Amen.